12 agosto, stiamo smontando tutto perché ce ne andiamo dal campeggio e andiamo a vedere nuovamente la spiaggia che ieri non siamo riusciti a visitare. Poi andremo in direzione Bastia, dove abbiamo l'hotel, e vedremo poi da lì cosa fare. Intanto vi faccio vedere anche i danni che ieri ho provocato alla moto quando mi è caduta. Questi. E i nottolini in plastica, questo e questo. Altri danni, fortunatamente, non li ho fatti. Ragazzi, siamo partiti, siamo andati a mettere benzina e a ritirare i soldi per pagare il campeggio. E visto che Francesco si era scordato il grasso per le catene, è andato a comprarlo. L'abbiamo poi lasciato sopra il bauletto e quando siamo partiti ci è volato via, quindi siamo dovuti tornare indietro a prenderlo. E non è scoppiato, e questo è il bello, a parte questo è il grasso per catene che è tipo spazzolina. Però ci sono passati sopra con la macchina e non è scoppiato, quindi un buon grasso, brava Motul. E adesso viaggeremo così. È devastante. Comunque sia, il programma della giornata prevede di tornare adesso al campeggio, pagare, smontare la tenda, dopodiché partiremo nuovamente alla volta di spiaggia di Saleccia. Stavolta magari affittiamo i quad e ci andiamo senza troppi problemi, e poi è tutto per la giornata. Io vi lascio perché sennò con una mano sola che tiene il grasso per la catena muoio. A dopo. Stiamo lasciando il nostro adorato campeggio che ci ha tenuto così amorevolmente questi 3 giorni. Comunque ci dirigiamo verso San Fiorenzo e andiamo a chiedere quanto ci costano i quad. Sono andato ad informarmi e il quad ci costa 120 euro mezza giornata, quindi 60 euro a testa, e è veramente troppo. E quindi niente, andiamo su e ci informiamo per scendere con le jeep. Dal momento che tutti i trasporti per la spiaggia di Saleccia sono occupati, abbiamo dovuto prenotare per domani e adesso andremo quindi a visitare il Monte Cinto, che è un monte dove ci stanno diversi laghi molto molto belli e molto particolari, che a me personalmente penso piacciono di più di questa c***o di spiaggia che mi è andata veramente sui coglioni, è ufficiale. Siamo su una nuova strada che non abbiamo mai preso, ma dal navigatore mi sembra molto dritta, per cui se non ci sarà nulla di interessante credo che continuerò la registrazione direttamente sul monte. Siamo usciti dalla strada che, come avevo detto, era completamente dritta e il viaggio è stato lungo e stressante perché mi sono entrate 2 vespe nel casco. Fortunatamente non mi hanno pizzicato perché sennò ancora mi stavate sentendo bestemmiare. E niente, detto questo, godiamoci la strada. Fatto. Sembra, non lo so perché, ma quasi un paesaggio americano, tipo Texas, non lo so, vallate con sti fiumi enormi. Comunque questa strada è bellissima, cioè è veramente stupenda. Oh, ma tu guarda che figata, bellissimo. Ti è? Guardate che è. Mamma mia che figata sta strada. Non so neanche dove porta, ma tutto quello che sto vedendo è fantastico. Cioè raga, ci credete che mi si è scaricato il TomTom? Perché sta cazzo di basetta non funziona? Credo che ci fermiamo a pranzo. Abbiamo finito di pappare e qui c'è un cavallo. Però abbiamo anche visto che siamo arrivati sulla diga e sul lago, ma che non c'è la strada che porta invece ai 3 laghetti che dovevamo andare a visitare. Quindi stiamo tornando indietro verso Corte, che è l'ex capitale corsa, e poi prenderemo la strada che ci porta fino a questi 3 laghetti. Guardate che nero! Mannaggia! Dovremmo essere arrivati a Corte.
Incredibile ma vero, abbiamo beccato il cazzo di trenino. E cioè, non c'ho più parole, ve lo giuro. A me adesso riparte la ventola. Appunto. Guardate, dove stiamo andando, Che bello, perché a noi ci dice sempre fortuna. Abbiamo finalmente trovato la strada giusta, nonostante i trenini, nonostante i navigatori che fanno il cazzo che vogliono, nonostante tutto. E niente, adesso dovremmo finalmente arrivare ai nostri benedetti laghi. Senti che fresco. Senti che bello. Che vi dico, ragazzi, non so quanto manca, ma mi sta piacendo. Mi sta piacendo soprattutto per il fresco. Guardate che figata sto campeggio, com'è arroccato. È bello veramente sto camping. C'è sta sul fiume. Ma che figata. Ma il ponticello. Guardate dove siamo. Dove siamo? Là. La bellezza. Di qua c'era la morte verso una Jeep. E ci aggreghiamo a questo gruppetto di moto. Scusate, possiamo fare i motociclisti con voi? Interessante, siamo bloccati. Io mi metto all'ombra. Ti pare? Mi metto all'ombra io. Diventa all'ombra tutto. Ce l'abbiamo fatta, signori. Aspettatemi, amici. Come disse Gesù, gli ultimi saranno i primi. Ma che so, idioti? Ah, su che ci passiamo tutti. Guardate che strade che vi fa vedere Lorenzo. Piene di gente che la patente l'ha presa con i punti del latte Granarolo. Vai piano? Grazie. Guardate qua. Comincio a credere che veramente questa gente sia deficiente. Cioè, c'aveva un metro di spazio a sinistra. Oh, e ti ci ho pure suonato, Arriva il devasto. Raga, è spettacolare. Buongiorno. Uno. Ok, ci hanno appiccicato il bigliettino per il parcheggio e ci hanno detto che abbiamo ancora un chilometro da percorrere. Senti, facciamo così, grazie. Qui vedo ancora macchine che scendono, quindi non vedo perché mi debba fermare. Bello. Siamo arrivati, infatti anche il navigatore dice che la strada è finita. Le pecore sarde ci sono qua. Guardate che bel parcheggio, solo moto. Siamo arrivati nel punto più alto raggiungibile, là dietro abbiamo anche una cascatina. Se sei lì? Se ti bagni il... Ti bagni l'apparato genitale. L'apparato genitale. Con quest'acqua gelida. Con quest'acqua gelida. Ti si alza più per 3 mesi. Per 3 mesi. Comunque, non abbiamo fatto tutto il percorso fino al lago perché ci voleva un'ora e non ce l'avevamo, perché altrimenti l'hotel non ci fa più entrare e pernottare. Quindi abbiamo optato per fermarci in questo luogo paradisiaco. Siamo solo noi, l'acqua è veramente gelata, farà 5 o 6 gradi probabilmente. Guardate un po' com'è. È veramente bello, 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 bello. Guardate il Sasquatch in movimento. Che arriva alle pendici più estreme del continente più estremo dell'estremo pianeta e scompare nella vegetazione. Signori cari, siamo arrivati alle moto, sono le
6.30 e adesso partiamo in direzione Bastia per raggiungere l'hotel. Come vi ho detto anche prima, non siamo arrivati fino al lago, ci siamo fermati prima perché non ci rientravamo coi tempi. Infatti anche adesso dobbiamo partire immediatamente, altrimenti non sappiamo se l'hotel ci fa pernottare. La parte più difficile sarà sicuramente l'uscita da questo parcheggio, perché è tipo in pendenza così, anche se la GoPro non lo fa vedere. Tutta la strada in discesa è la stessa identica di prima. Non credo, a parte il panorama, ci sia qualcosa di diverso. Mi sembra abbastanza inutile registrarlo nuovamente, però questo merita. E infatti, come vedi, c'è questa mucca, un'altra vitella, questa è buona da morire da mangiare. Ragazzi, penso che non ci sia nient'altro da registrare. Ci vediamo sulla strada dritta che vi do qualche informazione. Allora, siamo sulla strada che ci porta a Bastia. La giornata di oggi è praticamente finita, infatti dobbiamo soltanto trovare un posto per cenare e poi andremo in hotel. E anche per l'episodio 8 è tutto. Io come al solito spero vi sia piaciuto, vi invito a farmi sapere cosa ne pensate del video tramite commenti, se non avete tempo va bene anche un mi piace. Qua sotto in descrizione trovate tutto l'equipaggiamento che uso per andare in moto e per registrare i video. E come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sulle mie prossime avventure.